Concorrenza è la parola d'ordine nell'attacco del Nardò 2021-22. Il club neretino ha annunciato la firma dell'ex Fidelisandria, Nocerino e Torres, Mati Cristaldi, prima punta di movimento che può svariare su tutto il fronte di attacco. Sta provando a confermare l'ariete Tornoros e ha inseguito anche Loris Palazzo, fresco di addio con il Bitonto. Tra i volti nuovi c'è anche l'esperienza di Marco Puntoriere, calabrese originario di Reggio Calabria, una carriera spesa quasi interamente in Serie D al sud d'Italia con i passaggi nel girone H tra Francavilla e Gravina. Il classe 91 vede il nutrito numero di uomini nel reparto d'attacco come un valore aggiunto. Sicuramente è giusto che sia così, sicuramente la società allestirà un organico importante come è stato fatto lo scorso anno quando c'era mister Danucci, quindi la società è molto presente e quindi penso che faremo anche quest'anno un grande campionato. Il girone H comunque come prestigio anche a livello di piazze e come ambizioni dei club è molto più faticoso. Ultima volta in doppia cifra con la divisa del Due Torri, a Nardò Puntoriere è stato convinto da un progetto ambizioso e dal dialogo con la dirigenza e mister Ciullo, uomo squadra che antepone i risultati del gruppo ai traguardi personali. Io sono un giocatore che lavora molto per la squadra, a me interessa prima di tutto la squadra, che faccia bene la squadra e che poi con le prestazioni arrivano anche i gol, quindi comunque me lo auguro che si venga a precipito, ovviamente, perché essendo un attaccante alla fine conta quello, però l'importante è che la squadra faccia bene e che si inizi subito bene, perché iniziare bene porta poi a lungo andare arriverà anche i risultati. Curiosità nell'albero genealogico, il nuovo attaccante del Nardò è nipote di Francesco Puntureri. La sottile differenza nel cognome deriva da un errore di trascrizione nel database comunale, anche lui attaccante centrale che ha militato nel Nardò Calcio stagione 92-93, una coincidenza appresa al momento della firma. Sono rimasto un po' anch'io all'inizio perché non sapevo avesse giocato col Nardò. Quindi poi l'ho scoperto e comunque fa piacere.